sul suo piedistallo. Da adesso è tutto America del Sud, però devo dire che insomma questa Coppa America, ma anche perché c'è sempre il concetto perfetto, il cammino del Brasile che ha superato il supporto, come si diceva, non solo di tutti gli eredi degli Inca, che rimane l'ultimo esito importante per i verde oro. Però la tensione, i primi minuti, l'impatto, guardo la concentrazione, guardo quello che può venire fuori, perché sì, consecutiva dopo i quarti con l'Uruguay, la semifinale. Anche in Roca a gritare, a interpretare, a vivere. Forse anche soprannaturale, tutto il Brasile, lo sta fuera, son de palo, quelli fuori sono di lei. Perù hanno iniziato le semifinali, Brasile che ha Pipe Luis che ha recuperato, ma il suo posto ormai è di Alexandro a sinistra, l'esterno sinistro della linea delle mezze punte, sembrava scartato per l'11 di Casimiro. È una figura centrale del club del poker che sarà difficile da cancellare, ma che ha che un'ultima cosa da fare prima di far rotolare il Bascugnan. Gli ultimi abbracci, le ultime parole, come vi dicevo, minuto di raccoglimento in memoria di Jo, musicista brasiliano, uno dei geni che hanno rivoluzionato il Samiale, ricordato comunque da Anita, Jo Gilberto. Minuto di silenzio adesso. Possesso palla medio con la più alta percentuale di passi. Jotun cerca la palla sinistra, insomma qualche alchimia nel Brasile con Coutinho che perde il senso dell'orientamento, fa ostruzione, tocca con il braccio, ma anche il fatto di non, anche perché è saltato, non ha guardato la palla generalmente al di là del fatto. Può diventare il primo punizione per il Perù e deve subito mettersi a cerca di tenere la linea alta il Brasile. Allison della finale è della Blanchi Roca. Ha lasciato questa palla ma è uscita. Minimo di brivido sulla punizione di Aladino Cueva. Questa coppa. Ragion Artur. Artur all'avversario, guarda. Non più la commentata, non più in piede. Fallo però del numero 9 del Brasile, almeno a giudicare. Alexandro. Si muove Guerrero, non lo fa Marquinhos, ma è sempre ben piazzato. Il Perù prova a dire dalla responsabilità e dal pronostico. È stordito, sai perché? Jesus faticoso, il possesso della Seleção sull'aggressione. Hanno sempre il raddoppio, guarda anche qui la fisicità, la cattiveria, credo che abbiano finicamente. Prova ad offrire con il sinistro un pallone che Firmino deve aspettare, lo mette giù. Ma l'abbiamo visto anche contro l'Argentina, giocare in un pallone avanzato, funziona però il filtro di Casemiro. Poi c'è il campo. E dal suo mancino è uscita la storia di punizione per la Seleção. Il Brasile con Gabriel Jesus, tocchi ravvicinati. Sare tutta la partita così il Brasile. Sgambettata, non è soddisfatta neanche di questo intervento. Guerrero viene fuori da quella parte. Espressione di Tito. Addirittura Cassio, il terzo portrick di Gabriel Jesus che va in mezzo, arriva Everton. Vanno a marcarlo, lui riesce a fare questa finta, palla non c'è, palla dall'altra. Il Brasile viene fuori. Qualità clamorosa di Gabriel Jesus per il Brasile. La pressione organizzata funziona, ma quando hai di fronte un campione. Al volo quasi di controbalzo di Everton che non ha lasciato scampo. Brasile alla prima vera sortita della Seleção. Parte secondo palo, Everton ringrazia, palla troppo facile. Io poi una convinzione tattica. Digiuno di 675 mergere di Everton, 1-0 per il Brasile. Vediamo se il Perù ha la forza di reagire. Intanto Dani Alves va teso, però resiste. Flores passa mentale di questa squadra, quasi sacrificata, preziosa conquistata. Anche Carillo, sono riusciti piano piano, contrasto su contrasto. Nervi e del pallone Alexandro. Allison. Alves, perché a un certo punto sì, il giro palla difensivo, ma sulla pressione. Invertiti i ruoli. Sai, Perù deve dare una risposta perché ha preso il gol, devi cambiare metri alla squadra. Firmino prova a partire da lontano e poi come sempre è successo in questa Coppa America il Brasile. Firmino cerca l'appoggio per Coutinho che riesce. Il centravanti attacca al primo palo, riesce di esterno ad anticipare l'avversario. Ma dalla parte esterna, a un passo dal raddoppio. La difficoltà gallese, bravissimo perché ha trovato l'anticipo con pochi chilometri da qui a Rocha, zona nord di Rio de Janeiro. Vuole la movimentazione davanti, vuole che la prima punta venga incontro. E Cordoba che lui contribuì a creare e poi ne ha vinta una anche col Vélez. E comunque Carrillo sta mettendo in difficoltà Daniel. Sulle palle inattive ha qualcosa da dire, la Blanchi Roca.
palla verso il limite dell'area. La faccia di Tite non è contenta, perché comunque nella fase difensiva il Brasile ha quasi... Batte Yotun, palla e si lancia per il contropiede, deve frenare, Tapia può... Ti ferma, poi riparte, sei sempre in difficoltà col tempo di intervento. Tenibile, Gabriel Jesus. Nonostante 4... Un po' al Flaco Menotti ci assomiglia come... un po'... Dani Alves, forte ma non alto, angolo, la testa di Tapia non ha finito di difendersi, che cerca di andare in intervento, secondo me prende la palla, poi rovina sulla Real Jesus, giallo in arrivo per l'autore dell'ass, colpi da martello, primo ammonito della finale. Gabriele Yotun cercava palla tesa al limite, la deve riciclare, la marcatura Advíncula, invece guarda qui ancora una volta al Maracanã, non lo tiene in velocità Advíncula, deve uscire, i giocatori che scattano, si fermano, ha tirato fuori quella qualità sia tecnica che di arresto per Dani Alves, passa Dani Alves sul primo avversario, non sul essere aggressivo fisicamente, adesso il Perù che balla il ritmo, Alexandro va per il cross profondo verso Firmino con Casemiro, poi questa palla forte sul secondo palo è andato in alto quasi Allese. Continua a produrre bene il Brasile. Firmino, più dell'avversario, perché Trauco non si accorge che ha alle spalle. Gli 11 gol del Brasile, Roberto Firmino. Nessiglio a terra, Marquinhos, non fischia Tobar, Carrillo va in mezzo. Pigno gli lascia il pallone con il tacco, arriva col ritmo. Cebolinha, poi lo deve difendere, va via come un'ala a Sambrano finché non trova Alexandro. Di Casemiro ad Alexandro, da Capì. Conquista comunque con il pressing questa rimessa laterale. C'è un pallone giocabile per Cueva, Flores lo rità, Cueva che prova ad andare in mezzo, poi di mano quasi occasionale, adesso andremo a rivederlo, però il Perù, per il Perù come cambiano le partite, le velocità del Perù occupate, questo lo manifesta, sarà dentro ancora la palla di ritorno, rivediamo, Thiago Silva è lì con il braccio appoggiato con la mano al terreno sul pallone basso dietro, no, guarda, una grande casualità, la passa, guarda che casualità, sta scendendo per appoggiare, poi ne ha tirato fuori uno, Derlis Gonzalez, Guerrero, Allison, in questa ha dato un rigore solo e Mahrez lo ha calciato della Coppa America, Paolo Guerrero, secondo me, perché guarda, va a vedere, lo va a rivedere questa giocata, pressione totale su Roberto, quello qua, che dici? Il successo, attenzione a Tobar che conferma volontariamente, la palla la prende con la mano in Tobar, fa Guerrero contro Allison, lo... l'ha calciato perfettamente, ha interrotto il Perù con il rigore di Guerrero, guarda Allison da una parte, palla dall'altra e spara al Maracanã, la finale è viva, vivissima, sale di Guerrero che in questa edizione della Coppa America gioca in Brasile, quindi conosce l'atmosfera, a staccare Batistuta, sono 14 suoi centri in Brasile, ripreso al tramonto del Frutti. Scappa Everton, prova a rispondere subito il Brasile, deve inseguire la difesa del Neino, va a sfruttarlo, continua a guardarsi attorno, alla fine sceglie Gabriel Jesus, esce Galles, scivola al centrale difensivo e tra fase a gironi e quarti di finale, su un'uscita forse un po' troppo ardimentosa a lanciare la Selecao, mai entrato nel tabellino, recuperata da Firmino, hai visto, grande intervento quasi da difensore, Brano e Gallese, uno scivola, l'altro non riesce a trovare la traiettoria, che la mistica che ci mette lo zampino, il gol di Gabriel è incredibile, perché poi cercava un passaggio, non c'era nessun compagno nel piazzare la palla, finisce il Silva, ma prima dell'intervallo il 9, abcismo di Gabriel Jesus che ha scacciato ancora Coppa America, tempo tutto da vedere, dove al minuto 55-60 e ha regalato uno scambio da Grenal, visto che il presente pressante sul campo, ma il primo attacco è andato avanti per la Selecao e invece Gabriel Jesus in partita alla grande, degno di questa finale, una squadra che ha avuto molto vero Kleber Xavier, ecco che torna in campo, Lassan ha ricevuto il primo assist della carriera in proprio in quel punto, no, però insomma viene in completamente, poi dopo poteva dare una valutazione il VAR. Era con ficcanti frecce esterne per il centravanti di manovra che era a fare. Arriva Brasile, Alexandro ci mette questi primi passaggi di ripresa. Funziona molto bene la bloccato la partita della fase a gironi, diversissima da carico su Coutinho. Alexandro può andare al cross di prima, la palla gira. Alves viene allungato, no, da quella posizione. Alexandro che può operare il cross dalla tre quarti, avendo mosso la difesa del Tigre Gareca. Rientrare tra l'intervallo. Coutinho prova ad accelerare, gli si arrampica perché Coutinho qua ti ruba i primi metri tecnicamente, ma anche per il centrocampista del Willem II. Questo più che faccia con Trauco, c'è anche Coutinho che prova ad infilare Gallo. Tiro a cercare il lato opposto, guarda questa palla esce. Grandissima giocata Philippe Coutinho. Un centimetro, quasi come senza guardare un no look
morbido. Dopo un costo del genere Coutinho, Firmino chiude, trova una traiettoria e qui un giocatore come Firmino non può non trovare altra occasione per il Brasile, che però perdona. Si ferma sul sinistro, crossa Alexandro, colpo di... Registrato più di 30 falle. No, 4, ma Gabriel Jesus era già ammonito, espulso. Gabriel Jesus, anche lui ha usato il gomito e i cartellini gialli diventano... Poter non entrare sull'avversario, perché Gabriel Jesus non fa un fallo Jesus, che fa anche un gesto evitabile in palla prolungata. L'aggancia Cueva, ci mette la testa Marquinhos, c'è anche tra...